Io non so come è andata la trattativa con Governi Eccleston. No, la preoccupazione non è quanto rimaniamo noi o non rimaniamo, la preoccupazione è fare le cose ogni volta meglio. Mantenere l'interesse degli spettatori che hanno stato fino adesso, beh, incrementare a gente che più giovane che adesso non. Sicuro che una serie sarebbe un grande aiuto, ma per il momento dobbiamo aspettare. Amici di Moto.it, siamo con Carmelo Espereta, il CEO di Dorna, che in questi giorni ovviamente è subissato di domande e interviste, perché c'è stato questa operazione di mercato, questa enorme operazione di mercato che ha risvegliato l'attenzione di molti appassionati, perché insomma la MotoGP è un campionato che Dorna gestisce da oltre 30 anni. Come sappiamo, Carmelo resterà al vertice dell'azienda. Per cui, Carmelo, intanto grazie per aver accettato questo invito e benvenuto. Grazie a voi, benvenuti anche. Senti, la prima domanda che ti faccio è se gentilmente ci fai un racconto di come è andata la trattativa, nel senso quando è partita, quanto è durata e quando è stata chiusa. Moto.it, cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su Moto.it. Bene, le prime conversazioni hanno stato un tempo fa, quasi un anno dopo abbiamo parlato insieme varie volte. La vera trattativa ha cominciato come tre mesi fa, una cosa così. Questa trattativa si è conclusa, però tu rimani senza vincoli a capo di Dorna e quindi a capo della MotoGP, e Dorna continuerà a gestire la MotoGP in totale? Dorna continua a essere, quello che Liberty ha fatto è comparare le azioni che erano proprietà delle due fondi di inversione che lavoravano con noi da tanti anni, nel 2006 con Brisbane e nel 2013 con Canadian Pension Plan Investment Board. Loro hanno comparato questo e hanno comparato anche qualcuno, un percentaggio degli impiegati di Dorna che sono adesso. Noi eravamo prima tutti gli impiegati di Dorna al 20%, e Brisbane e Canadian erano proprietari dell'80%, adesso noi riteniamo il 14%, e Liberty Media ora, quando l'operazione è finita, è l'86%. Ok, ma quindi quella cosa che molti dicono, che quando c'è stato, facendo il paragone con la Formula 1, quando c'è stato il passaggio, Eccleston doveva rimanere, poi dopo poco è stato sostituito, non c'è questo rischio con la MotoGP, siamo sicuri? Io non so come è andata la trattativa con Governi Eccleston. Lo che sì so è che è una società che va bene e la gente rimane il tempo che sia necessario. Questa volta è stato molto importante il management, se quello che ha portato avanti d'accordo con Liberty Media questa trattativa, per il momento sono così. Ma la preoccupazione non è quanto rimaniamo noi o non rimaniamo, la preoccupazione è fare le cose ogni volta meglio. Quali sono appunto gli obiettivi principali di questa nuova, chiamiamola collaborazione, ma in realtà operazione di mercato? Bueno, lo stesso animo che è stato sempre in la Dorna, che è migliorare ogni volta. Noi, come dico, abbiamo avuto fino adesso, prima con CBC, dopo con Brisbane, dopo con Canadian, un azionista che era semplicemente finanziario, adesso si cambia, è un azionista che capisce molto questo business, che capisce quello che si deve fare e che ha fatto un ottimo lavoro dopo l'acquisizione della Formula 1. Noi, completamente sicuro, siamo compagnia indipendente della Formula 1, sotto la stessa ombrella, ma sono compagnia indifferente. Ma dopo che finisce questo periodo delle 9 mesi per l'accettazione della non concorrenza e della non posizione innecessaria, è quando noi cominciamo. Ovviamente noi siamo sicuri che l'esperienza di Liberty, non unicamente in Formula 1, sino in tutte le altre cose che hanno fatto, si permetterà di incrementare l'interesse per il MotoGP in tutto il mondo. Per me MotoGP è un incredibile sport che ha un seguimento globale grandissimo, e quello che dobbiamo fare è arrivare con le nuove tecnologie e le nuove sistemi a gente che fino adesso non erano inclusa nella nostra, nella gente che vedeva il Grande Premio.
Quindi più verso gli Stati Uniti o più verso Oriente? Mi immagino più verso gli Stati Uniti e l'America in generale. No, verso tutto il mondo, loro non sono l'incremento dell'interesse per la Formula 1 dopo che Liberty ha avuto la proprietà non è stato unicamente negli Stati Uniti, è stato negli Stati Uniti, anche in tutto il mondo. Questa prossima settimana loro hanno un Giappone che sarà completamente pieno e con un interesse grande, dopo la Cina che loro ritornano dopo molti anni. L'esperienza di Liberty Media non è unicamente valida, che ovviamente lo è in grado superiore per Stati Uniti e per tutto il mondo. Ora io dico una cosa da parte nostra degli appassionati di moto, che per noi appassionati di moto le gare di moto, le corse di moto sono molto più belle, molto più divertenti della Formula 1, che ci sono i sorpassi, sono più brevi, c'è più tensione, eccetera. Quindi, dal punto di vista delle gare proprio in sé, la grande novità è stata l'innovazione della Sprint Race l'anno scorso o dobbiamo aspettarci anche altre novità sotto questo punto di Per vista? il Per momento no, per il momento il momento no. E per quanto riguarda invece la Superbike, per loro cambia qualcosa, per i campionati di Superbike cambia qualcosa? uguale che adesso. La compagnia continua esattamente uguale, ha cambiato l'azionista principale della compagnia, continua gestita per le stesse persone. L'unico che passa è che gradiremo di un noleggio della situazione quando sia possibile, importante per andare avanti. Quindi anche la gestione dei diritti TV rimane tutto in mano a Dorna. Ok, Assolutamente, assolutamente. senti, l'altra cosa che di cui si parla tanto è questa possibilità di fare un gran premio insieme. Anche questa è una cosa vicina, lontana, impossibile. Questa è un'idea che non è facile da farla, non? Ha cominciato molto tempo fa perché il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, è un grande amico mio e appassionatissimo delle gare di moto. E lo abbiamo pensato parecchie volte, non è facile, non vedo in il prossimo futuro di averla, ma no, non ne smettiamo. Se fosse qualcuna possibilità, sicuro che cerchiamo di vederla. E dall'altro punto di vista, l'altra cosa interessante che ha caratterizzato la Formula 1 è stata appunto questa serie di Netflix, ovviamente, no? Ma anche la MotoGP l'ha avuta con Amazon Prime, poi però dopo una stagione è stata bloccata. Da quel punto di vista lì, come siamo messi? Aspettare, dobbiamo aspettare. Sicuro che una serie sarebbe un grande aiuto, ma per il momento dobbiamo aspettare, dobbiamo guardare come sono le cose. È importante che c'è un periodo da adesso approssimativamente alla fine dell'anno dove la nostra connessione con Liberty non c'era. Noi lavoreremo così fino a che finalmente l'Unione Europea e le altre attività della competenza accettano la trattativa, che speriamo che sarà così. A partire da quel momento, ovviamente, che considereremo seriamente tutte le diverse possibilità, perché con il noleggio che loro hanno, non si tratta di fare un film, si tratta di fare un film che impatta come un Drive to Survive impattato. Certo, ma io ovviamente non ti conosco perché è la prima volta che ho l'opportunità di parlare con te, però vedendoti da fuori mi ha sempre dato l'impressione che tu sia, oltre a un imprenditore, un lavoratore serio, una persona appassionata nel fare le cose bene. E ti chiedo quali possono essere le due o tre cose che con questa nuova operazione di mercato andranno sicuramente a migliorare e si vedrà in breve tempo. Semplicemente cercare di arrivare a più gente di quella che arriviamo adesso, esplicare meglio il meraviglioso prodotto che abbiamo e consolidare la situazione che abbiamo e mantenere l'interesse degli spettatori che hanno stato fino adesso, per incrementare a gente che più giovane che adesso non pensiamo che sia un mondo per incrementare. Riguardo ai Gran Premi in Italia, che sono due, e vabbè, quelli che sono in Spagna, quest'anno mi sembra siano quattro. C'è la possibilità che vengano confermati tutti nei prossimi anni, oppure potrebbe iniziare anche una turnazione sia fra quelli italiani che fra quelli spagnoli? Fino al 26 sono confermati tutti, a partire del 27
sì, come aspettiamo, sono interessi che stanno facendo di molti altri paesi, e il numero del Grande Premio non deve essere più di 22, sicuramente sarà una riduzione del Grande Premio europeo. Ovviamente in i posti che dove abbiamo più di uno è più facile che cambiare che in posti dove è unicamente uno. Certo, certo. Quindi più di 22 Gran Premi comunque non si sale. Come? Più di 22 Gran Premi, 22 è il massimo di Gran Premi all'anno. Sì, 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 è l'accordo, noi pensiamo che la cifra è giusta, ma anche fino al 27 è l'accordo che abbiamo con i team e le costruttori come numero massimo, ma anche dopo il 27 noi pensiamo, per la caratteristica della MotoGP, non pensiamo che sia possibile fare più di 22. Ma lo che è chiaro è che fino al 27, fino al 26 incluso, sono 22 grandi premi massimo. Poi nel 27 entrerà in vigore il nuovo regolamento, che però, da quello che ho capito, vedrete già di definire quest'anno, giusto? Penso non più di un mese, mezzo e mezzo, sarà completamente definito il regolamento tecnico del 27. E si può dire che ci sarà una riduzione dell'impatto sull'ambiente, come prima cosa, ma anche una riduzione dell'aerodinamica nelle moto? Sì, questa è la linea, anche se la linea si definisce definitivamente, sarà una riduzione della capacità di motori, anche delle frontal rear devices, ma questo si sta definendo ora, e io penso che in un periodo molto corto sarà definito definitivamente. Carmelo, io ti ringrazio per questa opportunità e per questa intervista, e ringrazio i nostri spettatori. Ovviamente fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, e al prossimo video. Grazie. Grazie, arrivederci.